Ragazzi, buonasera Papino. Buonasera a te. Ti vedo sorridere. Tanto ti sta accorto quando mi vedi sorridere. Napoli-Milan 2-2, un'altra delusione. È praticamente un tempo regalato al Milan che poteva fare anche 5-6 gol. È una partita regalata al Milan. Facciamo il 2-2, possiamo vincere la partita, ma l'allenatore ci va in mente di non perdere la partita. Assolutamente capito? Sì. Altro errore di Garcia. Regalato primo tempo e regalata secondo tempo. Un primo tempo, cioè il primo tempo non si miscise poco a me secondo. Attenzione, tu a Caia parti in un guardo ora e due perché si fatta una sturezza. Ma io dico io, e vedo che entusiasmo parecchia gente, vabbè, no, però i tifosi non assolutamente stanno. No, abbiamo visto Re Zero Milan, ma quello che mi ha preoccupato, che lo potevano fare di 3-4 coal. Se si vuole da spina in domuro, e se vuole da spina in domuro, ma perché, ti dico perché dico io, vabbè, perché mo ti dico la mia, boh, una partita numero del genere dove si può cambiare totalmente il campionato, non even in una nota meno. E allora vado a dire che noi non siamo nessuno, questo allenatore però. Questo allenatore non siamo nessuno, allora questo allenatore prima si manda via e forse si vedrà qualche risultato. Perché caro Gianni Morandi, tu devi andare via da Napoli. Tu a me mi saranno troppo fastidio. Tu no, mi stai facendo troppo per Cardulello. Hai tu vai a farsi conferenza stampa che ti metti a sorridere, ti metti a ridere. Allora ripensa, tu hai avuto un parola. Dice, ma cacciate, ma chi sta su? Tu hai creato a disturbare. Vuoi sentire l'ultimo? Fammi senso. Ma ti ho messo Zanoli perché sapevo che Nathan pigliava un secondo giallo. E lo sapevo pure io, però tenia io a Napoli per me. Te ne devi scappare via da Napoli. No, ma non è che vogliamo fare fenomeni. Ma io delle scelte sono incomprensibili. Cioè il Milan va giù, il Milan è forte. Non atticcio Milan, no, fino a che morimmi, non atticcio Milan. Infatti il Milan è forte, ma ieri va giù, ieri stiamo in guaiata. Ieri Magnan stava con il Napoli, Fernandez stava che rode Bucarella. Le Leao metteva a busto ogni tanto e cosa ha fatto rigolo, non segnava 8 partite. Stavano stanchissimi, possiamo vincere la partita, esce Politano da Zanoli perché chi non può perdere la partita? Perché la mentalità di questo allenatore, questa ma qua, poi la scelta iniziale, ma c'è Elmas, che scelta è? Tutto Milano era ieri, tu non lo batterai più e in più ti dirò, Napoli non batterà nessuna squadra forte, tra virgolette forte le prime 3 o 4 là. Napoli non batterà nessuno, con questa mentalità. Con chi sta allenatore che rimarrà? Se rimarrà, si rimane chi sta allenatore? Tu scordatelli, va tra i Wendes, all'Inter, Milano, a Lazio, a Fiorentina, a Roma, non ne batte. Tu fatto io, o Lecce, l'Udinese, Verona, soffrendo. E soffrendo, e poi sbattimmo pure in mano a chi sta qua. Io sono convinto che chi sta, cioè chi sta qua, se andasse mai, se c'era la palla di panca in Ucaccia, che non è una. Perché non è a me possibile. Mi dispiace perché ti mi dispiace. Perché mi affeziona a tutto quanto. Quello che pareggia una partita di varia 5 gol. No, ma fate una rezza, guarda in manchina, con Mister Ulisse fa. Ma secondo me va in panico. Cioè, quando vedi la partita non capisci niente più. Da 60 anni. Che allena 50 anni e va in panico, non può fare l'allenatore. Ma sembra che è nata qua a vendere palloni fuori un campo. Sembra che 5-6 mesi fa faceva un altro mestiere. Ma non lo so, ma cioè, ma noi cominciamo a fare. Cioè, si è pigliato una sciugliata, che si bisogna a me? Caro Barbalava, hai pigliato uno sciugliatone con chi sta, non è ingarrato, sta proprio malamento, perciò lì non è venuto a là. Ti l'ha pigliato. E a cacciare, devi cacciare, perché chi sta, mo tu dicremo, fai neanche in da Conference League. Attenzione, attenzione, noi non andiamo neanche in conferenza. Chi sta qua? Eppure siamo forti. Ti affonderà. Siamo forti, ma pure c'è la partita da ieri, ma voi rendete conto, ce ne abbiamo pigliato il gol. E oggi ho rivista la stessa partita di Napoli-Lazio. Sì. Che ogni affondo che faceva ci poteva fare. Perché siamo spezzati, giocando senza il centro. Tutto mi mette a sorridere, rinda conferenza stampa. Meglio pareggiare che perdere, una mentalità perdente. E prima roppa pierda Rainata partita e io poi piacere mi che hai riviva via 5-6 culo. Ce l'avremmo guadagnato, volendo o nolendo stamattina non era esserci l'allenatore una, pure era pure secondo l'allenatore, un terzo, che pure si va a chiamare di me. 4-4-2 è proprio la naturale. Là si può mettere a 4-4-2, il vicio sorrideva.
ma non ci sta niente a sorridere. Fu 4-4-2. Ma metta Lindstrom. Fa superare. Cioè, Hernandez, City, Teo, zero. Manca un amico da partita. Senza difensori centrali. Tranne Tomori. E tra su due guai di uccello si è inguaiato. Ma che cazzo. Senza i centrocampisti. Tu, chi l'ho infortunato. Chi l'ho pulisicci su due guai di Loftucic non ci sta. Senza difesa, senza puttino. Senza nessuno. Però io e due non ci stiamo. Meno male. L'hanno pigliato per la pilla questa partita. Non stiamo arruinando. Mi stanno arruinando in un primo tempo che mi pareva una squadra. Non la voce chiara, Magnano c'era la dico. Assolutamente sì, ma si sta Magnano pure. Ma per prima partita che la Magnano e pigli che come ti ritiri, purtroppo è dato così. Fortunatamente, diciamo, fortunatamente l'hanno perso. Però per me era meglio perdere. Perdere, io lo ripeto. Ma ci troviamo un'altra settimana e facciamo quattro cavalli. Non so. Poi lasciamelo dire, non ce la faccio più. Non ce la faccio, no, non ce la faccio più. E che? No, se non andai mai detto, basta. Cioè, no, basta, ma tendo voglio se rovinava, ma io cioè tu li va bene tutto così, un bravo voglio, ma tu non è una cosa tu proprio pallo, cioè ma lascia stare sul gol, non giacci mai dei porta porta, dai facci le porte. Va bene a gol di titolare fisso fino a tua fine del campionato a Meretta. Meretta. Voglio sta 5 di Meretta, vado a faccio un papre Meretta, la dai qua con lì e Meretta non dai qua più. Ma te qua ciò perché non mi chiedi un non mi chiedi un gol, se mi dà paura, non ho parlato poi, fatto fare un altro gol a ieri, un altro gol ne dai due suoi, lo perdere proprio tuo tempo. Anche Raccamani, vero? Raccamani ha diritto, chi ne è Ustello, Mustafa, Birretto, Birrone, cosa secondo me? Ha rovinato. Comunque questo allenatore, non te lo cauto a me, giriamo, questo allenatore ha creato una disturbata rindaccia. Ma pure là, mi stiva a pensare che espulsione che io. Posso dire una cosa, un Napoli e un Milan stanno in da stessa barca. Qua per bastone e chi sta nella stessa barca che Guatura. Sono allenatori presentosi, chi se meno male, era piatta asciugliata e lo ha pure all'Ami e Zagiro. Cioè, meno male, capì? Allora, chi si caso non ha delle disturbate, chi sta sanno come non si fanno la parte giù del quadro tecnico di un'Apra e 2000 anni, e ma quando si vuole mandare a domba ossa a quella che non è una però, cioè, fra Pioli e Gassiano, c'è un paragone, assolutamente, credo che c'è partito, cioè, Pioli, a Pioli, io mi pigliassi tutto che te ne capi bastone e cose, comunque, comunque io ti lascio, io sono ormai, non lo so, sconcettato. Sì. Non, cioè, non si può commentare una partita che se potremmo, diciamo, fatta una grande partita. No, non è che fa, cosa, è stata più una reazione di cuore. Sai che vedo io? È una sensazione che ho da tempo. Io volevo dire un Napoli che sta, ma la sembra sensazione che non vince mai una partita. Non lo so. Ci fa il fatto che siamo deboli? No, non so. Per esempio, ieri non ho potuto recuperare la partita. Ci devo fare io un rigolletto pure senza i uomini. Pigliamo sempre facilmente con ogni azione e poi vedo che. Non monta nessuna forza a vincere la partita, non lo so, io vedo che un Napoli non ha la forza, cacciata la Gianni Moranda perché io qua respiratori a lui. Ma Tiago Motta. Cagna l'allenatore, fissi un campionato di Napoli, poi mi viene che ammassalire, a cimma coccata la cosa si vince ammassalire e poi siamo a 9 punti da capo. Io voglio l'esonere Rudy Garcia. Merito, io sono sempre convinto che la prima roba succederà a palla di fang. Vabbè. E ti assai accorto più quando vinci che quando perdi che viene esonerato. Vedi che ti dico. Ti ho barbato e tenne sti colpi. Vabbè. Sempre forza Napoli. Forza Napoli sempre, ragazzi. Un bacione. Ciao. Dimmi che cagna qualcosa. Ciao.